Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. La vittoria dello Spezia, come tutti saprete, per 2-0, sconfitta, prima sconfitta interna per l'Ascoli e soprattutto prima vittoria nella storia dello Spezia al Del Duca. Lo Spezia finora aveva strappato solamente un punto 40 anni fa al Del Duca, questa volta invece è riuscito a fare bottino pieno in virtù di un primo tempo giocato sicuramente con più malizia e più esperienza. E tante altre cose di cui parleremo nel corso della puntata, ascolteremo anche la voce dei protagonisti, abbiamo fatto un po' di interviste al termine dell'incontro e avremo modo di proporvele subito dopo l'opinione di Sandro Conti. Ma guarda, io ieri sono uscito amareggiato ovviamente dal Del Duca per il risultato, però devo dire che la squadra non è che mi sia dispiaciuta sotto il profilo del gioco. Ha prodotto molto fino alla tre quarti, è mancata poi la finalizzazione. Il grave errore che è stato commesso, e non è la prima volta, è che abbiamo concesso agli avversari la padronanza del centrocampo. Aglietti ha quella filosofia del 4-3-3. Io dico che con i giocatori che ha non è un modulo tattico che possa produrre determinati effetti. L'Ascoli non è il Real Madrid che deve assolutamente attaccare e vincere la partita. L'Ascoli è una squadra che deve puntare alla salvezza, quindi essere molto accorti nel non prendere gol, e se poi viene il gol meglio ancora. Non è detto che se hai tre punti tu faccia gol. Il gol l'anno scorso, tra l'altro, se ben ricordi Alberto, facevamo il 4-5-1, eppure non è che abbia dato risultati sfavillanti, però nei momenti cruciali ha reso. Ieri, dopo un primo tempo in cui abbiamo regalato completamente il campo di gioco agli avversari, che a centrocampo hanno fatto il bello e il cattivo tempo, nella ripresa io mi sarei aspettato o la seconda punta o rinforzare il centrocampo in modo di avere più spinta da dietro per servire le punte, visto che nel primo tempo non abbiamo effettuato un solo tiro in porta. Ora, per carità, io certe cose non le capisco proprio, perché un allenatore dalla panchina deve vedere quello che succede in campo, e se le cose non vanno bene, come non stavano andando bene, cercare di correggerle. Non è detto che con delle sostituzioni si corregga, però nel secondo tempo siamo stati molto più aggressivi, soprattutto nella zona mediana del campo. Abbiamo due esterni che sono bravini, però mancano di non sono incontristi, non hanno la caratteristica di essere incontristi, retrocedono pure, vanno a dare una mano in difesa, però non hanno quelle caratteristiche. Se a questi due poi noi aggiungiamo Cassata, che è un giocatore di belle speranze, un giocatore tecnicamente valido, ma anche lui non è un incontrista, noi ci ritroviamo che Bianchi e Carpani devono cantare e portare la croce. Non è possibile questo. Tra l'altro, se tu ci hai fatto caso, io ho letto un po' tutti i giornali, no? Hanno scritto delle cose che assolutamente non condivido. I due centrali nostri ieri non sono stati all'altezza del compito, tant'è che Nenè, rapido e veloce, li ha infilati due volte, li ha addirittura uccellati. Quindi bisognava pensare prima della partita che essendo la punta più avanzata Nenè, rapido e veloce e tecnicamente bravo,
ci sarebbe voluto uno schermo davanti a questi due centrali, i nostri centrali, purtroppo non è che siano dei fulmini di guerra, sono piuttosto lentini e li abbiamo visti in netta difficoltà con Nenè, insomma. Quindi io credo che Aglietti debba un po' rivedere la sua filosofia e cercare di capire che non abbiamo un attacco astronomico, non abbiamo, mi dirai tu, però non c'era Cascia, però abbiamo visto che negli ultimi tempi Cascia non è stato mai servito come sarebbe stato necessaria. Quindi rivedere un po' questa filosofia di gioco e cercare di essere un po' più attenti sia in difesa, ma soprattutto avere una barriera protettiva a centrocampo. Quindi tu sei dell'opinione che il 4-4-2 come modulo sarebbe stato migliore? Ma almeno provarlo nel secondo tempo. Almeno provarlo il secondo tempo. Non è detto che con il 4-4-2 poi le cose sarebbero andate molto meglio. Però io dico un'altra cosa che non capisco e che vorrei chiedere all'allenatore: ma Adae è infortunato, Adae è influenzato, sparito dalla circolazione. Non è che sia un fenomeno questo giocatore, però con la sua fisicità può essere molto utile. Chi toglieresti? Ma io Cassata o Gatto, giocherei con le due punte e metterei indubbiamente il centrocampo rinforzato dalla fisicità più fisico, di Adae, perché i due esterni, sia Gatto che Orsolini, si impegnano nel retrocedere, nel dare una mano al centrocampo, ma sono leggeretti, sono piccoli e leggeri. Qui ci vuole un po' più di sostanza. Questa è dunque l'opinione di Sandro Conti dopo la settima partita di questa stagione dell'Ascoli, che in classifica ha 7 punti, una media di 1 punto a partita, con la quale, come ben sappiamo, non si va molto lontano. Ancora la classifica però è molto corta nelle zone basse, come al solito dai 9 punti del Carpi in giù c'è quasi tutta la Serie B. Comunque adesso sentiamo quanto invece l'allenatore Aglietti, chiamato in causa proprio da questo intervento di Sandro, ci ha detto chiedo scusa al termine dell'incontro. Siamo a riaprire la partita, magari anche gli ultimi 10 minuti la possiamo pareggiare, perché loro erano stanchi. Però non dobbiamo far drammi e dobbiamo anche essere consapevoli che questa era la quinta partita in pochissimo tempo. La brillantezza stasera era quella che era, anche se abbiamo tenuto fino alla fine. Non dobbiamo farci abbattere, dobbiamo continuare a lavorare. Sappiamo che la nostra squadra, e lo ribadisco, è piena e farcita di giovani, e di conseguenza questi giovani devono capire che non è la primavera questo campionato, che chiaramente è un campionato diverso. Però alla stessa maniera non gli si può neanche buttare la croce addosso dopo magari una partita o due un po' così, perché dobbiamo crescere, dobbiamo farli crescere. Non è che si dice giochiamo con i giovani, alla prima partita negativa li tiriamo fuori, se no siamo anche poco non coerenti, insomma. Quindi andiamo avanti col lavoro, sappiamo che il nostro obiettivo è uno, quello della salvezza, e dobbiamo chiaramente lottare e conquistarcela sul campo. Ha lottato tanto da Favilli, si è creato tante palle gol e è mancato in cattiveria. Sì, è mancato nell'ultima, anche sulla situazione, aveva la palla per tirare, non ha tirato, è questo quello che dico. L'esperienza, la malizia, la furbizia che te la dà solo il campo, magari fra 5 anni Favilli in questa partita fa 2 gol. Io pensavo, lei ha già citato il campionato primavera, ho terminato la partita, il pensiero era il primo tempo, la campionato primavera, il secondo tempo la squadra di Serie B. In che senso? Nel senso, come è stata? Era molta ingenuità, sì, però molta ingenuità, molto meno cattiveria. Gli avversari che sembravano più esperti e far valere la propria esperienza, e quindi i giovani della squadra. Non è che sembrava, era così. Era così, va bene. Nel senso che però nel secondo tempo l'hanno colmato con qualcosa in più. Sì, nel secondo tempo è chiaro che anche alla fine del primo tempo, io l'ho detto, insomma, a prescindere dalla squadra a cui si va a contrare, a prescindere dagli avversari, a noi bisogna dare il 100%. Non è che non l'abbiamo fatto il primo tempo, forse eravamo un po' timidi, insomma, siamo anche affrontiamo magari una squadra che sicuramente ha qualche valore in più di noi, che è sicuramente più forte di noi, però dobbiamo farci rispettare in un contrasto con cattiveria, con malizia, come ho detto prima, che ce la dobbiamo chiaramente conquistare. Secondo tempo abbiamo fatto tutto il possibile per riaprire la partita, ma
insomma la sensazione è che se anche avessimo giocato due giorni la palla oggi non entrava, perché comunque non siamo stati neanche fortunati, questo è in dubbio, perché due o tre situazioni che sembrava che la palla entrava e invece non è entrata. Sandro, qualcosa da dire su Aglietti? Condivido, ma lui ammette che è leggerina la squadra perché ha tutti ragazzi con poca esperienza, ma qui noi dobbiamo salvarci, e ci salva soprattutto con giocatori esperti, non certo con i ragazzini. I ragazzini, tra l'altro, abbiamo dei ragazzini leggeretti fisicamente, questo pure è un altro problema. Qui ci vogliono. Chi grandella in mezzo al campo ci vuole? È inutile dire lavoriamo, sì, certo, lavoriamo. Abbiamo dei giovani interessanti, però poi quando vai a tirare le somme vedi che c'è un deficit notevole sia di esperienza che di rendimento. Nel ricordarvi che i nostri numeri ai quali potete mandarci sms oppure messaggi WhatsApp sono il 339 81 49 51 e le email che abbiamo già ricevuto, come quella di Pietro che leggiamo subito. Il bene e il male della squadra è quello di essere troppo giovane, anche Pietro rivaluta questo concetto, ribadisce questo concetto che è stato tirato in ballo sia da Sandro Conti che da Aglietti prima. Bene perché possiamo valorizzare, male perché l'inesperienza non ti permette di fare il salto di qualità. I giovani che abbiamo sono di talento, ma l'inesperienza, tipo quella di insistere nel marcare più del dovuto e non passare la palla, non permette alla nostra squadra di imporre gioco. Presidente Bellini, lei si lamenta per i pochi abbonamenti, ma se fa una squadra competitiva sicura di ambire alle primissime posizioni, ad Ascoli non avrà 5 o 6 mila spettatori ma 10 mila, pertanto campagna acquisti poco soddisfacente secondo Pietro di Ascoli e campagna abbonamenti poco promozionali in termini di prezzi. La gente non viene con molto entusiasmo allo stadio. Sono stato tra i primi a sostenere la sua candidatura a presidente dell'Ascoli, ma mi aspettavo di vedere un Ascoli competitivo. Nessuno le chiede spese folli, anche se lei le potrebbe fare grazie alla sua capacità economica, ma una grande squadra forte e combattente degna della storia dell'Ascoli. Saluti da Pietro di Ascoli, che ha fatto più che altro un messaggio al presidente Bellini. Ritorniamo però all'incontro del Duca, sentiamo l'altro allenatore, Mimmo Di Carlo, che ricordiamolo era quello in procinto di venire sulla panchina dell'Ascoli prima, quando fu esonerato Petrone, era il numero uno nella lista e poi dopo preferì aspettare la Serie A che ahimè ai lui non è arrivata, poi dopo firmò per lo Spezia, quindi dall'anno scorso si trova in Liguria e qui è venuto e ha fatto vincere allo Spezia la prima partita della sua storia proprio contro l'Ascoli. Sentiamo Di Carlo. Stiamo preparando. Chiaro che gli episodi sono già da fuori nostro, perché nei momenti dei gol sono stati due bei gol costruiti attraverso le fasce laterali dove sapevamo dove potevamo far male all'Ascoli, però poi un bel primo tempo è venuto fuori l'Ascoli secondo tempo, siamo stati bravi con il cuore e con la voglia di non voler prendere gol e qualche episodio è andato a favore di finire la partita 2-0, però complimenti anche all'Ascoli perché è la quinta partita, chiaramente i giocatori erano più stanchi di noi, però hanno messo il cuore, hanno messo l'anima e non sono riusciti a riaprirla, perché se si riapriva la partita su quelle due occasioni importanti, uno Cicizzola ha fatto una gran parata e sui tre colpi di testa che hanno avuto, forse magari potevano esserci più difficoltà alla fine per noi. Crede che sia l'inesperienza il nemico maggiore di questo Ascoli? No, assolutamente no, non mi sembra, perché allora se è inesperto l'Ascoli siamo inesperti anche noi, voglio dire, perché nel primo tempo mi è sembrato appunto di vedere. Secondo me io ai ragazzi ho detto di aggredire subito, perché l'Ascoli era la quinta partita, non è semplice, ragazzi non siamo abituati a giocare le coppe, la Champions League, l'Europa League, e quindi qualcosa si paga sulla brillantezza, no? Su questa cosa qui, siamo stati bravi noi ad approfittarne e mettere in difficoltà un po' l'Ascoli, però ricordate che secondo tempo l'Ascoli ha fatto una gran partita di cuore, di gamba e anche tecnico, quindi e anche di tecnica, quindi bisogna ci prendiamo questo 2-0 contro una squadra che secondo me gioca bene, sa giocare a calcio e ha coraggio. Io ho visto l'impressione, ho avuto che Nenè nel primo tempo sia stato un protagonista in assoluto, creandosi gli spazi giusti e forse una difesa un po' troppo larga dell'Ascoli, cosa che invece voi non avete fatto con Favilli, lo marcavate praticamente a uomo a tutto campo. Sì, però Nenè io gli avevo chiesto di sbagliare un po' di più, perché lui delle volte magari rimane
fermo là davanti, i punti di riferimento, poi nel 4-3-3 non devi dare tanti punti di riferimento perché se c'è l'inserimento dei centrocampisti, gli esterni, quindi o la punta va in profondità o si deve muovere per far sì che si inserisca un centrocampista o un esterno, e oggi Nenè l'ha fatta veramente molto bene, speriamo che lo possa fare anche domenica prossima. Prima vittoria dello Spezia del Duca è un segnale. Mamma mia che bello, sì bello, ma non perché, no, magari per i tifosi dell'Asco mi dispiace, ma sono contento per i tifosi spezzini perché mi dicevano che era 50 anni che non c'era fatto solo un punto, ma solo un punto in 50 anni, quindi è una soddisfazione doppia per quanto riguarda, ma quello che conta sono i tre punti, perché poi alla fine sapete bene che le partite si possono giocare bene o male, ma quello che conta poi alla fine sono i tre punti, e sono venuti attraverso il gioco del primo tempo e attraverso la sofferenza, il cuore del secondo tempo. Allora Sandro, è stato sportivo, qualcuno dice è facile sul 2-0, ma non è così, perché non tutti gli allenatori del Drago sono in grado, non sono neanche capaci di vincere, per esempio Drago di Cesena, come ha fatto l'anno scorso. Comunque ha fotografato bene. Io ti volevo chiedere una cosa Sandro, prima di andare avanti, non hai ancora parlato dell'arbitro e questo un po' mi meraviglia. Beh, cioè l'arbitro non è che ci abbia favorito, non ha arbitrato bene. Forse c'era un rigore per l'Ascoli, hanno protestato. Ma quello su Favilli sembrava abbastanza netto. Ma sai cosa io contesto? Allora, il metro di giudizio del primo tempo. A me non è piaciuto per niente l'arbitro. Ha fatto picchiare, randellare. Perché, esatto, e non ha usato il cartellino. Poi nel secondo tempo l'ha usato 8 volte, cambiando completamente il metro, ma sia da quello una parte che dall'altra. Era il primo tempo. Era il primo tempo, perché certo, gli impedivi certo di essere così duri e aggressivi, che era poi come ha impostato, l'abbiamo sentito, Di Carlo ha detto aggrediamoli subito perché sono stanchi, avranno difficoltà a reagire perché sono giovani. Hanno retto bene. E invece hanno retto bene. La stanchezza non, soprattutto non un altro episodio, secondo me è stato sottolineato molto poco, quando Sciaudone, che era già ammonito, sulla bandierina sotto la curva sud ha letteralmente alzato Orsolini, che aveva fatto quella doppia ruleta, e Sciaudone l'ha letteralmente steso con un fallo da ammonizione, ma nettamente da ammonizione. Sì, è sì, arrivato di gran carriera l'arbitro Mignanelli di corsa, ha visto il numero di maglia e non ha tirato fuori il secondo giallo, perché era da espellere a quel punto, perché l'ammonizione ci stava tutta. Sì, ci siamo alzati pure noi lì nel vedere quel fallaccio che purtroppo l'arbitro non ha visto. No, l'ha visto, l'ha fischiato, ma non l'ha sanzionato con l'ammonizione. Esatto, cosa che doveva esatto fare, perché era già ammonito, fa niente. Il fallaccio l'ha fatto e Sciaudone era uno degli uomini che a centrocampo si era fatto più sentire. Quindi hai visto mai che in quel momento lì mancava quasi mezz'ora? Ha ammonito Bianchi, che aveva preso prima la palla, poi sullo slancio è andato addosso al giocatore e lo ha ammonito. Sì, anche Agustina, cioè, alcune ammonizioni sono state veramente gratuite nell'Ascoli, una cosa ormai è inutile, sappiamo che la musica sarà sempre questa, sono anni che assistiamo a queste situazioni. Ad Ascoli è facile venire qui e fare il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo. Ad Avellino, per esempio, non si permettono una cosa del genere. Ormai bisogna accettare la situazione così com'è. Ma è sempre anche se difficile. Lascia una certa amarezza, perché insomma. Io sarei, se fossi un arbitro, sarei più pro deboli che pro forti. Però non è sempre facile. Sì, comunque. Volevo leggere ancora due righe di Pietro di Ascoli, che aveva fatto un discorso un po' più generale sulla partita che io ho tagliato. Parlava di sconfitta strameritata perché lo Spezia è più squadra e ha giocatori esperti tali da permettersi di tenere in panchina un certo Granoce, e questo in effetti un conto è che ti entra Granoce dalla anche panchina. Il centrocampista che è entrato Pulsetti, chi, nello Spezia dici? Sì, nel secondo tempo. Allora sono entrati De Iola, Ceccarelli e Granoce. Pulsetti è uscito, è entrato De Iola al suo posto. Ah, anche De Iola insomma è un giocatore di un certo spessore, quindi c'aveva una panchina che avrebbe farebbe molto comodo
avere questi giocatori nell'Ascoli. Ma appunto è questo che mi fa più agitare, nel senso che sapendo che sul piano del gioco, sul piano della qualità, lo Spezia c'era nettamente superiore, e allora bisognava prendere qualche precauzione, insomma, cercare un po' di contenere, sì, il loro centrocampo. Il discorso del centrocampo, che poi è ripreso sempre da Pietro, stiamo rileggendo la sua email, che diceva che Aglietti deve, pare ancora una volta, non vuole capire che il problema è al centrocampo. Sposa la tua teoria, dove Bianchi ha fatto una super partita, ma da solo poteva poco contro l'esperto e combattivo centrocampo spezzino. Forse è meglio cambiare modulo, dice, perché il 4-3-3 è infruttuoso e non abbiamo giocatori validi per questo tipo di gioco. Meglio avere un centrocampo muscolare a 4 o anche a 5, con un 4-4-2 o 3-5-2, e le due punte sono indispensabili, ma purtroppo non le abbiamo per la B. Ma a proposito di queste due punte, abbiamo da sentire anche un'intervista che abbiamo fatto con Favilli, che ha giocato per la prima volta da titolare. Poi Pietro dice anche che Perez negli ultimi minuti ha cercato di giocare col suo solito super impegno ed è stato anche pericoloso. E in ultimo vorrebbe dire a Bellini che a gennaio dovrebbe investire di più per evitare di salvarsi all'ultima giornata con molta sofferenza. La storia dell'Ascoli e l'Ascoli meritano di fare un campionato più dignitoso in Serie B. Ma intanto sentiamo il giovane Favilli dopo la partita in sala stampa. Perché sappiamo che il primo tempo potevamo fare molto di più, dobbiamo ripartire dal secondo tempo che l'abbiamo disputato con cattiveria, l'abbiamo messi lì, appunto, e abbiamo fatto una partita completamente diversa dal primo tempo. È chiaro che nei primi minuti del primo tempo dobbiamo essere più concentrati, più cattivi, per non prendere gol, e poi la partita se la tiene in bilico. Alla fine magari la fortuna gira dalla tua parte, ecco, sul 2-0 forse era un po' troppo tardi. Con questi 90 minuti completi in campo hai messo da parte qualche minuto d'esperienza? La Serie B è un altro mondo rispetto alla primavera o no? Beh, sicuramente questo è il calcio che conta, il calcio dei grandi, quindi la differenza si sente assolutamente. È chiaro che dobbiamo sfruttare le occasioni che abbiamo. E... Ma a livello personale proprio, tu che cosa noti? Qual è la tua maggiore difficoltà nel riuscire a trovare quel corridoio o quello spazio per il tiro o per liberarti di avversari che sono rognosi? Certo, comunque oggi c'era Terzi, che è un avversario di tutto rispetto, che ha un'esperienza incredibile, quindi da giovane devi riuscire a capire qual è lo spazio giusto, qual è l'avversario su cui devi giocare, quindi piano piano secondo me riesci a capire contro chi stai giocando. Non vogliamo mettere il dito nella piaga, ma in quell'occasione lì, no? Hai capito quale? Hai aspettato un compagno da dietro, no? Che arrivasse per servirgli l'assist, non hai visto nessuno, hai perso l'attimo. Sì, avevo la palla sul destro, sono voluto rientrare perché ho visto che Terzi era andato lungo. Ho alzato la testa per vedere se c'era un compagno a rimorchio, che comunque se era una palla facile da spingere in porta. Non ho visto nessuno, ho perso l'attimo e è arrivato un avversario. Questa forse è la differenza di cui parlavamo, esatto, no? Esatto. Tu magari hai pochissimo tempo per ragionare, devi agire. Esatto. Pensavo arrivasse un compagno a scarico, invece non era così, siamo stati un po' lunghi nel secondo tempo, forse un po' la fatica. Perso quel millesimo di secondo che purtroppo... Esatto. Grazie. Favilli deve imparare. Un attaccante non deve pensare, un attaccante quando c'è il pallone fra i piedi deve tirare, specialmente se si trova dentro l'area. Un po' di sano egoismo lì ci voleva. Se andava al tiro subito era un'altra cosa. Ma anche i due esterni, sia Gatto che Orsolini, a volte fanno delle cose bellissime, poi si perdono perché insistono. C'è da dire pure che il famoso rimorchio a cui ha accennato Favilli spesso non c'è, non viene l'uomo nella corsa crea lo spazio per essere servito, e questo è dovuto al fatto che i centrocampisti sono talmente i nostri tre centrocampisti sono talmente impegnati a dover correre a destra e a manca che non trovano quella forza reattiva di andare a supporto del proprio attaccante. Ecco, lì diceva Favilli, si è girato per vedere se c'era qualcuno a rimorchio. Lì ci sarebbe dovuto stare un centrocampista, no? Che
arrivava di corsa da dietro. O comunque Perez, che era già entrato in campo, che però era in lieve ritardo. Ecco, tutto qui. Allora, il messaggio di Germania Bianconera, che dice, come al solito, forza Ascoli. Con lo stesso numero di giornate l'anno scorso Petrone aveva più punti. Dico questo non per elogiarlo, anzi, però Aglietti è ottimo allenatore, si deve svegliare un po'. Alleni l'Ascoli, non Lentella. Caccia ha bisogno di due esterni in grado di fare dei cross e noi non li abbiamo. Sandro Docet. Onore agli Ultras 1898. Aggiungo che l'intervista di Di Carlo ha dimostrato la sua signorilità e obiettività. E a proposito di interviste, abbiamo ancora Pecorini, l'esterno ascolano che ha giocato questa volta sulla destra al posto di Almici. Vediamo se siamo pronti per sentire anche lui nel dopo partita, un'intervista veloce. Siamo un gioco che si sviluppa molto sugli esterni e tante volte siamo imprecisi, forse anche mancanza di cattiveria, e dobbiamo sicuramente migliorare. Io credo che a un certo punto ci sia stata anche un po' di frustrazione in voi nel vedere che tutto quello che riuscivate a produrre non portava neanche a un piccolo colpo di fortuna come quella deviazione, che invece si è tramutata in un miracolo di Cicinzola. No, quello no, perché comunque penso che fino ai minuti di recupero abbiamo sempre cercato di recuperarla. Sicuramente oggi la fortuna non ci ha aiutato, però dobbiamo imparare dai nostri errori e ripartire dal buon secondo tempo fatto dalla squadra. Episodio dubbi lo chiediamo anche a te? Ora, decide l'arbitro, quindi noi dobbiamo rispettare le sue decisioni e di certo non prendere alibi nei confronti dell'arbitro. Francesca, quanto è influito in questa gara? Sicuramente la quinta partita in due settimane, non eravamo freschissimi, però non, comunque siamo una squadra di ragazzi giovani, quindi penso che più di tanto non abbia influito. Stefania manda un messaggio: buonasera a tutti, secondo me invece è una questione di perfezionamento di schemi e tempi, trovarsi nel posto giusto al momento giusto, soprattutto manca la fase di finalizzazione per andare in gol. Cuore e impegno almeno ieri, nulla da dire, col tempo diremo la nostra. Tutti hanno detto alcune cose nelle interviste, Sandro: ripartire dal secondo tempo, quando la squadra comunque ha dato segni di reazione, e nessuno che si è pianto addosso per la decisione dell'arbitro. Cioè, Aglietti non ne ha voluto proprio parlare, ha detto non mi interessa commentarlo, ho una mia idea, me la tengo. Pecorini ha detto non prendiamo alibi. Lo stesso Favilli non ne ha parlato per niente, anche se il fallo è sembrato abbastanza netto. A me sembra anche una questione giusta questa di costruire intanto sui propri errori prima di trovarsi degli alibi. Sì, sì, indubbiamente è giusto ripartire dagli errori. Mi chiedo perché l'Ascoli gioca un tempo alla grande e un altro tempo invece sembra un'altra squadra rispetto a quella precedente. Non è la prima volta che succedono cose. Con la Spalla era successo lo stesso. Con la Spalla, ma anche a Vercelli abbiamo giocato un primo tempo eccezionale, poi il secondo tempo siamo a Pisa abbiamo giocato solo un quarto d'ora. Beh, vabbè, comunque, però a Pisa abbiamo come al solito regalato il primo tempo, ci siamo un po' svegliati dopo che ci siamo venuti a trovare in svantaggio. Ecco, un'altra cosa di cui Aglietti si dovrà occupare è dare a questi ragazzi una continuità nel corso dei 90 minuti. Ora, ci sarà anche la scusante che Giorgi ancora non ha potuto dare il suo contributo, su cui credo che l'allenatore contasse parecchio, perché insomma, Giorgi è un giocatore che nella cadetteria può fare la differenza in mezzo al campo. Questo Lazzari è un oggetto misterioso, perché ancora non abbiamo... Ah, fra lui e Giorgi li abbiamo visti qualche minuto, niente, e basta, infortunati tutti e due, quindi abbiamo tempo. Dai, non si riesce a capire perché non venga tenuto in considerazione, anche perché avrei una piccola osservazione da fare ad Aglietti. Ieri ha fatto due cambi. Perez, quando è entrato Perez, ha creato, si è impegnato come al solito, ma io non ho capito gli altri due giocatori che sono entrati in campo, Jadi e Alberg.
non ho capito. Beh, più che non capirli, forse ci aspettavamo di vederli. Io sinceramente sono stato deluso dal loro rendimento. Forse anche Aglietti si aspettava qualcosa, una scossa. Insomma, Jadì è qui per dimostrare qualcosa. Dovrebbe essere un'ala che si gioca la maglia da titolare con Orsolini e Gatto, ma se gioca come ha giocato quelle poche volte che è entrato in campo, è meglio che sta in panchina, perché veramente su Jadì io ho delle perplessità enormi, e anche Alberg non mi è sembrato questo fulmine di guerra. Due sostituzioni che veramente io pensavo che potessero il loro apporto potesse cambiare qualcosa nell'economia del gioco della squadra, invece ha peggiorato, non è che abbia migliorato. Allora Mimmo la pensa come te, ci ha mandato un messaggio, dice Adde deve giocare sempre e quando non c'è Caccia deve giocare Perez. Questo è il parere di Mimmo. Noi prima di andare in pubblicità però volevamo proporvi anche l'intervista al direttore sportivo Giaretta, che ha parlato un po' dei limiti di questa squadra e della sua opinione. Sentiamo Giaretta nel dopopartita. Con più cattiveria, con l'occhio dell'architetto, di uno degli architetti che ha progettato e costruito questa squadra, cosa sta mancando all'Ascoli per fare quel piccolo salto, per essere una squadra che gioca un campionato un po' più tranquillo? Dobbiamo concludere tutto quanto il lavoro che viene fatto con il livello di volume di lavoro, perché in questo momento abbiamo l'impressione che magari sotto porta facciamo troppo fatica, però insomma aspettiamo Cascia prima di tutto, e poi insomma lo sapevamo, se lavori con i giovani devi avere anche la pazienza di aspettarli, di lavorare e di aspettarli. Non sono queste le gare che mi fanno perdere certezze, anzi io vedo l'orgoglio e qualità in questa squadra. Tirare fuori in secondo tempo come quello di oggi contro lo Spezia non è così una cosa normale. Molto spesso si torna in campo demotivati e molto spesso subisci il terzo gol. Questo non è successo, magari un pizzico di fortuna l'avremmo riaperta, questa non è arrivata, ma sulle maniche lavorare. Ecco, è stato molto, molto pratico e molto spicciolo per quanto riguarda il giudizio Giaretta. Ma Giaretta deve cominciare a pensare a cosa si debba fare in questo nel futuro immediato, perché insomma. Beh, lui l'ha detto, dare fiducia a questi giovani, quindi la risposta era già in questa intervista. Sì, però se l'allenatore è contento così, per carità, va benissimo, ma se l'allenatore pensa che ci voglia qualcos'altro vada aggiunto a questa squadra, è bene che si parta sin da adesso. Tra l'altro ci sono tantissimi svincolati che si può anche cominciare andare a pescare. Subito. Vabbè, comunque intanto vediamo la squadra al completo almeno una volta. Io gradirei vedere in campo Giorgio e Caccia insieme. È quell'ossatura che anche l'anno scorso sono stati dei periodi che mancavano loro e si vedeva, e come. Poi Caccia è rientrato, ha ripreso la forma e si è visto. Giorgio purtroppo speriamo che lo faccia presto. Prima della pubblicità Andrea Di Ascoli manda un messaggio per Germania Bianconera, do il messaggio letto prima. Scusa, Gatto e Orsolini non sono esterni e anche forti, di che cosa parli? Quindi un po' di polemica sul messaggio di prima di Germania Bianconera. Ci fermiamo un secondo, qualche minuto per i suggerimenti pubblicitari, a fra poco con le vostre telefonate. Bomber di Porto San Giorgio in un messaggio WhatsApp chiede entro quale mese l'Ascoli Picchio avrà il nuovo centro sportivo. Vabbè, diamogli il tempo di iniziare i lavori e di proseguirli. Ecco, più che entro quale mese, diciamo entro l'anno prossimo sicuramente. E poi che fa i complimenti agli ultras, che curva, che cori, domanda in quale partita rivedremo in campo Lazzar e Giorgi. Anche questa domanda la rinviamo perché non la sappiamo noi. Forza ragazzi, a Novara, tornate alla vittoria. Complimenti agli ultras della curva. E basta, adesso sentiamo la prima telefonata della serata. Buonasera, chi parla? Buonasera, Albano Monturano. Ah, buonasera Albano. Salutami Sandro. È qua, ecco, ciao. Ti ascolta. La curva ho chiesto, ma è un'impresa ardua. No, cosa? Stai tranquillo. Cosa? Adesso volevo dire due parole. Prego, due. Al di là della tattica, se questo è meglio, quella dei giocatori, ormai fino a gennaio bisogna sostenerli. Sì, ma mi sembra che lo stiamo facendo lo stesso. Anche ieri la curva ha dato spettacolo 95 minuti e abbiamo perso 2-0. Va bene. Oggi di questo sui giornali non ho scritto niente. Se avete sentito ieri i sindaci, hanno parlato bene degli ultras che sono stati su a salvare la gente e adesso stanno raccogliendo dei soldi per fare una scuola. Se ne è parlato tutti i giorni sui giornali, tutti i giorni. Oggi no, perché oggi sarà dedicata la partita, però è due mesi che se ne parla. Nessuno ha tolto niente, anzi. Senza la curva lo stadio è spento, perché l'abbiamo visto martedì,
giustamente lì era c'era successo qualcosa dei piccoli screzi, come si può dire, che poi spero che si risolvono. Il secondo tempo sembrava restare su una cosa brutta, perché altrimenti, se il sistema vuole questo, la gente, allora facciamo una cosa, mettiamo tutte le telecamere intorno ai campi sportivi senza pubblico, come vuole il sistema, e facciamo così. Comunque io sono convinto che, per me, spero che Bellini col sindaco sia da fare, e Farotti ci mette una buona cosa, perché la curva è fatiscente veramente, ragazzi. Tanti bambini e tante famiglie non ci viene più pure per questo, perché è vergognoso che sotto mettono il pezzo di plastica, poi la gente al secondo tempo stava seduta giù, allora ne ha presa in giro, no? Esatto. Cioè, deve capire la situazione. Cioè, lì adesso, a gennaio, tutti gli abbonati si vanno sulla tribuna nuova. Poi dopo incominciano a fare i lavori della curva, finita la curva, si ritorna alla curva. Non è... si trova un rimedio, perché a fare una curva, più o meno, costa sui 3 milioni di euro. Se ci sta che c'è 100 euro l'anno prima per fare l'abbonamento per l'anno dopo, prima, non è un problema. Fai due rate... No, dammi retta che la soluzione si trova, sì, se sì. Uno c'ha voglia. Se dunque sia voglia, il sindaco che Bellini se lo mette a sedere, la curva, la gente, bambini, famiglie non ci viene più, perché è scandaloso, si sgretola tutta. Grazie Albano, abbiamo capito, anche perché ti ringraziamo, ci sentiamo alle prossime occasioni, anche okay. Perché a fine partita poi gli ultra avevano messo questo striscione che è rimasto a lungo, dicendo basta chiacchiere, la priorità è la curva, perché in effetti la curva sud è veramente ridotta malissimo. L'altra telefonata che era in coda, pronto? Buonasera. Sì, pronto. Claudio. Buonasera Claudio. Salve. E vabbè, mi riallaccio un attimo al signore, devo dire che obiettivamente ha ragione. Io quei 6-7 minuti che ha piovuto in Ascoli, si dice, mi sono abitato una bella ambossa, perché non avevo l'ombrello, e lì io lo posso sopportare perché sono malato di Ascoli, ma uno che viene con i propri figli, insomma, obiettivamente stavo nel parterre e lì non ci sono protezioni. Detto questo. Per quanto riguarda la partita e comunque il campionato dell'Ascoli, io sono molto molto fiducioso, perché comunque l'Ascoli è una squadra che è molto forte nei giovani. Noi abbiamo 4-5 tra i giovani più forti dell'intero campionato. Il problema dove sta? Il problema sta nel fatto che le persone che dovevano dare esperienza a questa squadra sono assenti per vari motivi, no? E io mi riferisco a Gigliotti, a Lazzari, a Giorgi e Cacia, che purtroppo noi ci dobbiamo mettere in testa che Cacia più di 20-25 partite a 33 anni non potrà fare, soprattutto in questi periodi in cui ci sono partite 20-25, no dai, magari 30, anche 30, però purtroppo è vero, in partite ravvicinate così un giocatore di 33 anni non può dare sempre il massimo, è vero. Ecco perché il problema dove sta in questo momento nel fatto che se noi avevamo la squadra al completo non c'erano problemi, perché era una squadra molto ben assemblata da giovani fortissimi e giocatori di esperienza molto forti. Il problema è che mancano proprio i 4 giocatori di esperienza. Noi in questo momento stiamo giocando con una sorta di under 22 che non va bene. Si è visto ieri, si è vista con Cesena, se Giuric il primo tempo segnava su quella traversa era e facciamo la fine e purtroppo è la fotocopia, perché sì, ne ha fatto concordo. Allora noi paghiamo quelle 7-8 squadre diciamo più forti, le pagheremo quelle partite perché sono molto più forti di esperienza. Beh, vedremo se avremo i nostri, speriamo. Guarda, io penso che l'Ascoli alla lunga sarà una squadra che sarà una mina vagante, perché abbiamo giovani veramente forti. Il problema potrebbe venire adesso nei mesi invernali, perché noi abbiamo molti giocatori forti, tecnicamente veloci, però leggerini, come diceva anche Sandro Conti. Il problema di Orsolini, di Gatto, di Cassata, quando verranno i cambi pesanti saranno grossi problemi. Ecco perché io dico, e concludo, sono ottimista, ma da qui a gennaio, siccome vedo che Giorgi ha problemi perenni, Lazzari ha problemi perenni, Gigliotti ha problemi perenni, Cacia forse no, io direi che a gennaio noi dobbiamo vedere com'è la condizione di questi 4
senatori. Messaggio ricevuto. Purtroppo bisogna intervenire pesantemente se queste 3-4 persone non recuperano, non danno garanzie. Grazie. Questo è il mio pensiero. Grazie Claudio. Per il resto sono molto ottimista. Salve. Grazie, fa bene anche una ventata di ottimismo. Intanto leggiamo anche un messaggio di Fabio. Buonasera a tutti. L'Ascoli è una squadra troppo giovane. Giaretta deve capire che la Serie B è un campionato duro dove uomini di esperienza e di categoria sono necessari. Lo disse pure Caccia. Mancano sempre quei due elementi di spessore e appunto di categoria che possono farti fare salto di qualità. I giovani mi stanno bene ma amalgamati insieme a gente esperta, che è un po' quanto stava dicendo poco fa nella telefonata Claudio. Una domanda: ma se manca Caccia, chi segna? Lo Spezia ha levato Nenè, ha messo Granocci, noi invece abbiamo ancora Perez. Senza parole. Fortuna abbiamo un allenatore con Maglietti, di buono qui c'è solo il gioco. Post scrittum: Giaretta, hai fatto una squadretta. Un saluto a Francesco Monti da parte di Fabio. Telefonata, buonasera, chi parla? Buonasera. Ciao Fulvio, buonasera. Ciao. Allora, non volevo chiamare perché, avendo detto due settimane fa la domanda a Sandro, che avevamo un allenatore, e quindi non vorrei entrare in una valutazione, diciamo, di su partite di Popisa, quella di ieri, mia personale, che non condivido come ha impostato tatticamente, avendo fatto i complimenti al mister per esperienza e come faceva giocare la squadra, però pensavo che lui, quando ci sono delle assenze, quando affronti certi tipi di squadre, secondo me doveva adeguarsi, cambiare il modulo tattico, e non so perché non lo fa. Una cosa mi ha un po' sorpreso, perché col Cesena nel secondo tempo avevamo capito che non potevamo affondare, è stato intelligente a tenere la squadra in un certo modo per prendere il punto. Ieri mi aspettavo, dopo l'errore di Pisa, secondo me, di giocare a viso aperto con squadre che invece che sono da aspettare, tenendo presente le 5 partite in 8 giorni, e pensavo di che affrontasse lo Spezia in maniera completamente diversa, però vabbè, ci può stare. Ho telefonato solo perché mi ha riferimento a questa osservazione che, leggendo il giornale oggi, mi ha colpito. Caglietti nelle dichiarazioni avrebbe detto, e mi ricollego pure a Giaretta, che praticamente la società vuole che giochino i giovani, al di là degli senatori infortunati, ok? Allora, sembra quasi che, di solito si dice, io voglio far giocare i giovani, perché io sono il mister, no? Di solito quando parlo, lui ha detto, la società intende far giocare i giovani. A me questa cosa è come se lui avesse preso un po' le distanze. Quando si parla di Giaretta, che ha fatto la squadretta, chi scrive deve anche sapere che non ci aveva così tanti soldi da spendere. Ti confermi, Sandro, questo? Sì, è vero. Sì, sì, è vero. Ecco, allora, solo che mi appare paradossale che la società dica, la società deve fare la società, l'allenatore deve fare l'allenatore, cioè queste pressioni sono assurde. Non è che avesse molta scelta, quelli aveva, visto che mancavano proprio i 4 senatori, e chi doveva far giocare? No, a parte gli infortunati cronici, che sperando che ci siano, perché se no, ovviamente, come ha detto Claudio giustamente, bisogna intervenire. Io proprio sul fatto, e finisco, di Adda e Perez, vabbè, Perez a molti non piace, io lo farei giocare sempre dopo Caccia, con tutto il rispetto del giocatore, su alcuni giovani tipo Orsolini e l'altro centrocampista non ho dubbi sul valore assoluto. Ieri era stanco, non doveva giocare il centrocampista, quello della Juventus, perché aveva fatto 5 partite, ma quello è fortissimo Orsolini. Sul centravanti, Jadid e Alberger, c'è un po' un interrogativo, perché se no non capisco perché devono giocare questi giocatori da fuori quando noi abbiamo i Manari e altre persone, cioè questo è un discorso che sono nostri. Però al di là di quello, mi ha colpito questo dire del non vorrei che Aglietti e Giaretta, e finisco, siano venuti qua che avevano avuto determinati tipi di cose dette loro e poi certe cose non si sono verificate. Perché dire una frase, la società vuole che giochino i giovani al di là degli infortunati, la cosa mi sembra un po' strana. Non vorrei che il mister non stia così molto contento di come è stato fatto il mercato. Lui d'altronde, e finisco, aveva visto Moretti, sì,
e Moretti non è arrivato, aveva chiesto un difensore, l'ha ripetuto con United e non è arrivato, e guarda caso forse aveva chiesto pure un attaccante vero e non è arrivato. Va bene, tutto okay. Qua. Grazie Fulvio. Io credo che Aglietti, ma io non ho visto un Aglietti così insoddisfatto. Comunque, devo dare una risposta. Abbiamo un'altra telefonata, la passiamo subito. Però prima do delle risposte a Matteo da Venarotta, che ci ha scritto già da una ventina di minuti almeno, che chiedeva: Aglietti ha messo Alberg per il centrocampo e Perez per l'attacco. E vabbè, fin qui siamo tutti d'accordo, non è che siamo ciechi. Poi dice: secondo tempo da applaudire, tante squadre sarebbero rientrate prendendo altri due gol. D'accordo, verissimo, l'abbiamo detto, secondo tempo buono. Poi non è il centrocampo che ha giocato male, è quello spezzino che ha giocato la grande squadra, e questo vale per il primo tempo, per il primo tempo. Poi, virgolettato, fa una frase di Sandro che era: Bianchi e Carpani devono cantare e portare la croce a centrocampo, ha detto Sandro. Il commento di Matteo è: i due terzi e chi altro lo deve fare? La precisazione era che secondo Sandro bisognava giocare a quattro a centrocampo semplicemente, e altre cose opinabili, dice Matteo da Venarotta. Veramente mi pare che tutto quello che hai detto è stato quasi condiviso da tutti, e soprattutto quella frase sui centrocampisti, forse non avevi capito che l'intenzione di Sandro era quella di sollecitare un centrocampo a quattro, non che non andasse bene che Bianchi e Carpani facessero il loro lavoro essendo centrocampisti. La telefonata, buonasera. Buonasera. Ciao Palma. Allora io voglio dire una cosa. Sì, vai. Voglio dire a Claudio, perché Claudio ancora la testa ce l'ho buona. Sì. Mi ricordo quando anni addietro che non avevamo qualche problema, che non vincevamo eccetera, lui si è sempre ribellato, sempre, ha sempre detto contro quello. Adesso che veramente ci sta da dire qualcosa, c'ha tutta sta pazienza. Io vabbè, non è ora di dire qualcosa, dai, siamo alla settima giornata. Siamo tutti miopi, Palma. Non vediamo bene quello. Palma, siamo alla settima giornata, stai calma, dai, non ma è non ora. È la settima giornata. Come no? Allora, mo ci rifaremo, non è una malattia che dici ce la faremo e ci guariamo. Come è no? Un campionato, non lo puoi affidare a ragazzi che hanno poca esperienza, poca, se la stanno facendo. Poca scaltrezza, poca furbizia, poca... E poco di tutto, perché tu non hai giocatori che si inventano un rigore, falli magari, cioè non si vede niente, si vede solo che ci vogliono i ragazzi in mezzo al campo che corrono come le lepri, però alla fine come risultato, come finalizzazione non ci sta niente. Allora, siccome ormai piano piano le squadre sapranno tutto di noi, chiunque ci azzannerà come le bestie. L'arbitro ci dà sempre torto, perché mo io voglio dire, Antenucci quando è venuto qua gli ho detto: perché non sei venuto tu? Mi ha detto: avevamo fatto tutto, anche con il prezzo. Il giorno dopo non era vero più niente. Quindi non è che ci sta una, ti posso dire, una mancanza di volontà, no, una mancanza così di esperienza o di che. Ci sta proprio che certe persone non sono state prese, anche era già stato fatto il prezzo, quindi lo sapevano quanto costava. E non hanno voluto prendere, quell'altro non ha voluto prendere, quell'altro. Mo tu prendi, come si chiama qui? Non gli voglio male, per carità. Giorgi, ma Giorgi non sarà più Giorgi di una volta, perché Giorgi lo rimette in mezzo al campo, una botta recasca per terra. Vabbè, Palma, adesso non esageriamo, sì, se cattiva, rientra cattiva in campo è perché i medici daranno l'ok per farlo giocare. Adesso non da calma, perché se no, ma però guarda, dai, non esagerare, adesso. E la palla tira tu, tira no, tira tu, vabbè, tira qua, tira là. Senti, Palma, dobbiamo leggere un po' di messaggi. Non si sentono sicuri. Va bene. Qualsiasi cosa. Dobbiamo leggere un po' di messaggi, Palma. Andiamo con la conclusione, vai a salutare un po' di tifosi. Conclusione è chi mi sente una pena da morire. Ma stai tranquilla, è sempre così. Perché l'andazzo no, è quello, esatto. Non ti stiamo a di. Va bene, grazie. Bello, fammi salutare. Dai, vai con i saluti. Alberto, Giuliano e Maurizio. Va bene, oggi Alberto, Giuliano e Maurizio. Va bene, grazie. Ciao Palma, alla prossima. Carlo da Colli manda un messaggio, dice: buonasera a tutti, metto un po' di pepe. Ma non è che Caccia è insoddisfatto di tutto, a gennaio va via? Ma non credo proprio, se doveva andare via andava via prima, a gennaio non ha proprio senso. E poi con la famiglia
che la scuola, la felicità di stare qua, non, questo è un pericolo che non esiste. Pronto, buonasera, un'altra telefonata. Pronto. Sì, chi parla? Pronto, mi chiamo Roberto. Buonasera. Vengo da Monturano. Ciao Roberto. E volevo dire solo una cosa, solo una cosa. Sì. La priorità è la curva, punto. Sì. Va bene. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo sottolineato con la telefonata che è arrivata, appunto, infatti, l'abbiamo sottolineato, abbiamo detto dello striscione in curva, quindi ribadiamolo, va bene. Sì, sì, serve assolutamente, va bene. Assolutamente. Questo l'abbiamo detto e lo ripeteremo, adesso continuiamo a parlare di calcio. Fin quando non si fa questa cavolo di curva lo ripeteremo sempre. Ok, grazie. E una, per quanto riguarda la squadra, secondo me c'è bisogno di un centrocampista, ma tosto, a fianco a Bianchi, ma tosto ce lo vuole, e un difensore. E poi ce la subiamo. Ok, vedremo. Grazie Roberto. Grazie mille a Roberto da Monturano che ha chiamato. Messaggio che è arrivato: l'Ascoli ha giocato benissimo, loro erano più riposati e non si vedeva. Oggi a Favilli sono arrivati tanti palloni, cioè ieri a Favilli sono arrivati tanti palloni, ma non è riuscito a buttarla dentro. Con Caccia ne avremmo fatti 3. Fidatevi, è stata una bella partita, loro sono stati bravi, erano organizzatissimi e nonostante ciò abbiamo creato e abbiamo avuto personalità. Questo è Peppe che parla. Non capisco perché tante critiche quando l'Ascoli ha fatto una buona partita. E poi un altro appunto: la gente vuole andare in Serie A, ma se non portiamo più di 5.500 spettatori di domenica, dove andiamo? Ieri in curva c'erano spazi vuoti. Peppe, gli spazi vuoti ci sono perché non vendono i biglietti, visto che la curva sotto è vuota, quindi c'era gente che voleva andare in curva ma i biglietti non erano, erano esauriti, quindi questa è una polemica sterilissima. No, ma poi Ascoli sta sotto 50.000 abitanti. Sì, d'accordo, 5.500 spettatori di media, voglio dire, siamo al primo posto in Serie B nel rapporto. Su 10 va allo stadio, e poi siamo in rapporto abitanti biglietti venduti al primo posto in Serie B. Cosa vogliamo più di questo? Per ora mettiamo uno stadio nuovo e fatto bene, poi ne parliamo. Comunque alla fine questa è una polemica che secondo me non sta assolutamente in piedi. Vediamo un attimo un'altra telefonata. Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Chi parla? È Rolando. Ciao Rolando, buonasera. Ciao, da Fermo. Buonasera, sì, sì. È la prima volta che... Non ci sentivamo quest'anno. Senti, dimmi. Io sono incazzato nero. Arrabbiato? Cioè, Arrabbiato. È la stessa cosa. Già ho cenato e poi mi dispiace per voi altri. Ma cioè noi altri non è che dobbiamo perdere con tutte le squadre che c'ha più punti delle nostre. Cioè, speriamo di no. Cioè, se una Real che ha 8 punti deve vincere per forza, perché, cioè, è assurdo. No, ma lo Spezia ha dimostrato in campo di essere più forte. Oh, non scherzare. Allora torniamo un attimo indietro. Scritto sul il Corriere Adriatico di sabato, Aglietti si preoccupava delle loro ripartenze. In sede di commento Sandro, che è una bravissima persona, anche come te e altre persone della redazione. Vabbè, andiamo avanti, dai. Diceva che con tre centrocampisti non si poteva fare barriere in mezzo al campo, e lui ci è caduto un'altra volta. Vabbè. Non è possibile. Orsolini, Favilli e quell'altro Cassata, quelli possono giocare giorno e notte con l'età che hanno, non che li deve fermare. Cioè è assurdo, ragazzi di 20 anni che si stanga, è tutte stupidate. Vabbè, quelli devono giocare insieme. Sandro, dammi ragione. No, vabbè, insomma, sì, si stancano anche loro, 5 partite consecutive si sentono. Avevano speso parecchio, Pisa, sì, dai. Ma questi più li fai correre più corrono. Vabbè, non esageriamo, sono persone anche loro. Non sono certo, macchine. Certo, però un Gondu 32 anni e un Gondu 18. Sì, ma sono 19, 5 20. Partite per tutti. Infatti quello di 32 anni non l'ha giocata la partita, ne ha saltate 2. Abbiamo capito, Rolando, il concetto. Non glielo la colpa ai ragazzi. Cagia, per carità. Ci mancherebbe, ci ha salvato l'anno scorso. Va bene, ciao, grazie. Grazie mille, ciao, a Rolando. Ciao. Infatti c'è anche un altro commento: Caccia ha 33 anni, non 43, a parte gli infortuni le partite potrebbe farle tutte. Ieri avrei messo a De più fisico ed è un mio pensiero, infatti è stato condiviso da Sandro. Comunque tire Mennanz, forza Picchio.
Poi, scusate se è poco, dice quest'altro radioascoltatore, io vi chiedo sempre di firmare i messaggi per favore. Il gioco c'è, l'allenatore è uno dei più preparati per la categoria, la rosa è forte ma giovane, deve maturare partita dopo partita, la società è molto ambiziosa ma giustamente pianifica tutto al dettaglio. Non capisco tutta questa negatività intorno a squadra e società. Ricordiamoci che il precedente patron aveva avuto come era andata con il precedente patron e che abbiamo avuto come allenatore fino all'anno scorso un certo Mario Petrone. Scusate se è poco. Un'altra telefonata arrivata adesso, buonasera, è caduta la linea, quindi andiamo avanti con i messaggi. Enrico di Porto Sant'Elpidio: vorrei ribadire il concetto dello stadio, devono rifare la curva, e qui oggi veramente i tifosi battono in continuazione su questo tasto. Crolla a pezzi, quando piove sotto è uno scolapasta, dobbiamo mettere la gente nelle condizioni di sicurezza. I dirigenti e i politici devono capire che è davvero orribile, da sotto si vedono i ferri che escono, secondo me la curva è anche un pericolo. Poi Pietro Riascoli: oltre a un difensore e un centrocampista esperti di categoria, occorre anche un attaccante serio. E per finire Stefania: forse il tifoso di poco fa era in curva nord, la nostra curva era piena e stavamo stretti, si è capito anche dall'intensità dei cori, 12esimo uomo in campo, e anch'io, dice Stefania, avrei provato a Beh, sul fatto dei biglietti l'ho detto, i biglietti in curva erano tutti esauriti già da venerdì, quindi mi chiedo come si possa dire che c'erano spazi vuoti. Può darsi ci fossero spazi vuoti, ma proprio perché sotto era chiusa, è chiusa per quei problemi di agibilità, però nonostante tutto quando è cominciato a piovere la gente è scesa e nessuno gli ha detto qui non ci potete venire. Questa è la cosa che mi ha preoccupato, vedere la gente sotto. Adesso, allora, o è agibile o non è agibile. Penso che a gennaio trasferiranno tutta la curva sud, la trasferiranno lì in tribuna est, che credo sia prevista anche la copertura. Sì certo, quindi li trasferiranno lì. Sarà meglio perché più a ridosso, 7 metri dal campo, invece di là sono molti di più, e poi si vedrà, perché qui noi cittadini pretendiamo sempre, però ecco, adesso Sandro adesso solleva il problema che va sollevato, e lo diciamo anche e soprattutto ai tifosi come noi di Monturano, che magari non vivono la città di Ascoli, ma lo stadio è comunale, non scherziamo. Quindi non è che il sindaco o la giunta possano permettersi di fare una spesa che vada a gravare sugli altri servizi pubblici. Già la spesa della tribuna è stata fatta ed erano soldi previsti per la curva, purtroppo l'emergenza li ha spostati alla tribuna est, ma le soluzioni si trovano, no Sandro? Quindi se persone di buona volontà si mettono attorno a un tavolo come hanno fatto in altre città, si trovano tante soluzioni, non c'è neanche bisogno che le diciamo noi. Quindi sappiate che con la buona volontà i politici, il presidente, i dirigenti, chiunque, la società, potrebbero benissimo trovarla, ed è quello che chiedono i tifosi. La soluzione si trova, se si vuole trovare. Ma c'è una soluzione, io non voglio essere polemico, ma a me sembra di vivere in un altro pianeta. Io avevo suggerito di ricorrere a un project financing, spiego che cos'è. Io comune ti do in gestione lo stadio per 30 anni, a condizione che tu ci faccia cioè ci puoi fare ciò che vuoi, quindi negozi, palestre, quello che hanno fatto a Torino, allo Juventus Stadium, è un gioiello. È stato un project financing. Sì, ok, però la prima cosa da fare è affidare lo stadio alla società, finito. Se lo vuole tenere in gestione il comune ha dei costi, allora dovrà rifare la curva il comune e assumersi poi le responsabilità davanti ai cittadini. Lo affida alla società, si fa la convenzione ventennale, trentennale, qualunque cosa voglia fare, la società a quel punto è libera di farlo e i soldi li mette la società in cambio di una gestione almeno ventennale, come fanno in mille altre città d'Italia. Quindi non è che c'è molto da girarci intorno. O i soldi piovono dal cielo a questo comune, e non mi pare, oppure si passa al piano B, ed è l'unico, perché i cittadini che pagano le tasse sono anche quelli che vanno allo stadio, perché io difendo il fatto che non si debbano spendere soldi della comunità solo per il calcio, d'accordo, ma attacco ancora di più quelli che dicono che i soldi sono buttati via se vengono spesi per lo stadio, perché non dimentichiamo che 5.000 e passa persone ci vanno ogni 15 giorni allo stadio, quindi è un bene di un buon 10% della popolazione. E con questo chiudiamo questo discorso, se no facciamo notte.
Allora, da Grotta a Mare, Marcello manda ancora i messaggi, finiamo di leggerli tutti questa sera. Non riceviamo più telefonate perché siamo ai messaggi. Abbiamo una compagine più debole dell'anno scorso, costruita male, senza nessuna alternativa in panchina. La squadra non finalizza molto gioco, vedete, un messaggio costruttivo. Ma quando si arriva al limite non si sa cosa fare. Poi Adè in campo subito per rinforzare il centrocampo e proteggere la difesa. Solo una punta avanti, almeno un pareggio, se no le perdiamo tutte. Spero che a gennaio ci si rinforzi in tutti i reparti. Al momento siamo da Lega Pro e la dirigenza è un disastro. Per ora notte fonda, ogni anno sofferenza. Meglio Benigni a questo punto. Marcello di Grotta a Mare probabilmente aveva qualche problema alle 19.45 quando ha mandato questo messaggio, era particolarmente triste perché ha detto una serie di cose che, sulle quali ci sarebbe molto, ma veramente molto da ridire, e quindi preferisco evitare. Tanto sono gli altri tifosi che rispondono. Adamo da Porto San Giorgio, buonasera a tutti, sempre a lamentarsi, vogliamo tutto e subito. Ricorda a tutti che questo è l'anno zero grazie alla famiglia Bellini. Ieri la squadra ha giocato, secondo tempo li abbiamo messi sempre sotto pressione, in curva ne ho sentite di tutti i colori. Ricorda a questa gente che c'è sempre Sky in TV con gli squadroni. Sosteniamo questa società e questa squadra, diamo tempo, forza Picchio, sempre Adamo da Porto San Giorgio. Come vedete, spesso Sandro arrivano da fuori Ascoli i messaggi più di fede, più incrollabile, da Porto San Giorgio, da Monte Giorgio, da Fermo, da Monturano, mentre gli ascolani sembra quasi, a volte, non tutti però, le critiche più diciamo sferzanti e a volte anche gratuite vengono dalla città. Sì, sì, è vero. È un fatto riconosciuto oramai. Ma d'altronde, non so se tu l'hai conosciuto, un certo Cecco d'Ascoli. Se non ho la tua età. Nel 400 diceva che l'ascolano era un personaggio ipercritico. Sì, Francesco Stabili diceva così. È nel nostro DNA essere critici, quindi nulla di nuovo. Franco 71, altro messaggio. I nodi purtroppo stanno venendo al pettine. La squadra è stata mal costruita, mal allenata. Il presidente spera ancora sulle disgrazie altrui. Quindi non è cambiato nulla. Nel mese di ottobre sarà fondamentale fare punti per non affossarci. E poi a dicembre mano al portafoglio, caro presidente, perché noi siamo l'Ascoli. Questo è il parere di Franco 71. Vorrei sapere, poi dice Giuliano, perché l'allenatore non vede, non fa giocare a Dei. Io sono sicuro che ieri sera, se ci fosse stato lui, non avremmo perso. Quando c'è da fare a sportellate, chi lo fa? Fabio, se non ci fate la curva nuova non veniamo più allo stadio. Ecco, categorico. Abbiamo finito di leggere anche i messaggi di oggi. Vi volevo ricordare un paio di iniziative. Sandro mi ha fatto sparire il foglio con l'iniziativa che dovevo leggere di Monte Giorgio. Tiralo fuori, che non so dove l'hai nascosto. Tu l'hai preso. Vogliamo ricordarvi che domani a Monte Giorgio ci sarà l'Ascoli di ieri e di oggi, una iniziativa per ricordare Onelio Ilari. Anch'io l'avevo conosciuto personalmente con il club Monte Giorgio. Saluto Alberto Liberati se è all'ascolto. Un tifoso speciale, verrà ricordato in frazione Monteverde in collaborazione con l'Ascoli Picchio. Il programma prevede alle 16.30 un momento di raccoglimento intanto a Monte Giorgio, poi una santa messa alle 17.30, poi una trasmissione, una visita alla sede del club Costantino Rozzi storico alle ore 18 e infine una cena presso il ristorante Oscar Amorina di Piana di Monte Giorgio con la famiglia di Onelio, amici, calciatori dell'Ascoli di ieri e di oggi, dirigenti del club. E per le prenotazioni è possibile contattare in primis Alberto Liberati e poi anche altre persone. È un'iniziativa dell'Ascoli Club Costantino Rozzi di Monte Giorgio per ricordare appunto Onelio Ilari. Vi ricordiamo che giovedì prossimo 6 ottobre andremo in onda con Occhio alla Prossima itinerante dall'oleificio Fratoni a Brecciarolo. Salutiamo il nostro amico Fratoni che ci ospita tutti gli anni con grande generosità. Sandro, è finita qui, siamo pronti alla prossima partita. Adesso per l'Ascoli un mese difficile, per esempio il prossimo turno in casa ci sarà il Verona, quindi insomma già ci sono partite in vista che fanno tremare i polsi, no? Certo, il Verona, anche in casa, prima si va a Novara. Anche se poi il Verona prima di ieri aveva perso una partita, quindi non è questo. Verona ha perso solo una partita. Punto. Quindi non ci dobbiamo
impressionare. Andiamo a Novara, troviamo una squadra un po' in crisi, perché il Novara si trova sotto di noi in classifica. Ecco, pensiamo solo, a Novara, una a partita alla volta, dai. A non perdere, poi speriamo di recuperare chi di dovere. Grazie a tutti per aver collaborato con i vostri interventi, i vostri messaggi a questa trasmissione. L'appuntamento, come detto, è giovedì prossimo. Grazie a Eugenio Gasperi in regia. Un saluto da Alberto Crementi, Sandro Conti. Arrivederci.